incredibile, incredibile. Roma, Lino, Lino. Tu già, che è successo? Lussuria sgravata, che è successo? Poletti se ne è scappato con poco. No, ragazzi, non si sente un cazzo così, dai, arrivederci, dai, Andrea da Treviso, vai. Andrea da Treviso, basta, non lo voglio, non si sente un cazzo. Andrea da Treviso, forza, dimmi. Ciao, Grugiani. Dimmi, dai, forza. Ma comunque, che sia anche questa immigrazione, bisogna che qualcuno ci metta un freno, perché comunque le cose funzionano, però se non riescono a farle entro con certi numeri, si mette un freno finché si esaurisce la domanda. Ma è tutto quello che hai da dire, questo? È tutto quello, bisogna mettere un freno, benissimo. Poi? No, che la cosa funziona dove lavoro io, c'è un immigrato che lavora, però ce n'è uno e se ne andano 6.000 al mese, intanto andremo avanti con queste cose finché... Vabbè, mi hai rotto il cazzo, non hai nulla da dire. Sandro da Milano, vai. Sandro, dimmi. Allora, qui continuano a parlare, anzi, prima devo dire una cosa, che porto i saluti di Massimo, del dottor Massimo Recalcati a Parenzo, ha detto che ha trovato un taxi ottimo, un'ottima compagnia e ha ascoltato un'ottima musica barocca. Detto questo... Vabbè, non ce ne frega niente, di cosa sta parlando qua? Sei andato in taxi recentemente, Parenzo, scusa, sei andato in taxi, non ho capito, che cosa hai fatto? No, lui, il dottor Massimo Recalcati ha detto di portare i saluti a Parenzo, io Parenzo non lo voglio in macchina, comunque detto questo... Ma perché non lo vuoi, scusa, non ho capito. Ma dai, fammi dire quello che devo dire, poi ti dico perché non lo voglio. Allora, questi piani di destabilizzazione degli stati nazionali li hanno decisi negli anni 80 all'istituto Tavistock attraverso alcune ONG. Allora tu, qualcuno mi deve spiegare chi cazzo paga queste ONG per andare a... No, ma non ho capito, scusa, che cos'è che è successo con le ONG Tavistock? Allora, non ho capito bene. Negli anni 80 la destabilizzazione degli stati attraverso alcune ONG lo hanno deciso negli anni 80, perché non può essere un caso che tutta gente, sta gente scappa, la vanno a prendere. Ci sono le intercettazioni telefoniche tra scattisti e mercanti di carne e con le ONG, e noi continuiamo a pagare queste ONG per andare a prendere sta gente. Dunque, non ho capito, è tutto un complotto, non ho capito. Ma certo, l'ha detto Soros che lui... L'ha detto Soros? Quando l'ha detto Soros che è un complotto? L'ha detto, se tu prendi il suo libro, un qualsiasi suo merdoso libro, c'è scritto quello che voglio, lo ha detto, anche se vai a vedere, anche senza andare a perdere troppo tempo sulla lettura, vai a vedere su internet alcune cose che magari bannano anche. E poi volevo dire un'altra cosa. Ma non bannano niente, non bannano niente, non bannano nulla, non bannano niente. Diciamo, parliamo di Churchill, che Churchill, ha c'entra definito Churchill il piano adesso? Marshall... Ma ha definito il piano Marshall l'azione più sordida della storia. Ma tu fai il tassista, Sandro, perché parli di Churchill, del piano Marshall? Io ho fatto la terza elementare a leggere, ma so anche interpretare quello che non fa sta grande maggioranza televisione, quando una parte dell'emisfero cerebrale si spegne guardando la televisione. Questa è la chimica che succede nella testa, per questo mi prendete per il culo e ci prendono per il culo quando diciamo queste cose, perché c'è gente sana che chiama sta trasmissione, ma non la fanno parlare. Tu saresti sano, diciamo, tu saresti sano. No, io non sono sano, se no non starei a ascoltare una cosa dove vieni preso, diciamo così, in giro e vieni scusa, bullato. Non ho capito, che c'entra non ho capito, allora, Churchill, che vuol dire Churchill? Spiegami, che c'entra? Questo governo mondiale non ha due anni. I nazisti che hanno fondato la Comunità Europea I nazisti hanno fondato la Comunità Europea. I padri fondatori, certo. Ma io volevo dire un'altra cosa. Scusami, mi sono perso. No, ma che allora, c'entra? No, ma torniamo a questa linea. L'Unione Europea è stata fondata dai nazisti, Sandro. Da ex nazisti, quei 1500 nazisti che sono andati in America con la Rat Line, che partivano da Genova. Chi l'ha fatti partire? Io. Tutta la tecnologia americana, cosa deriva? Tecnologia europea, vai a vedere a Parma o Bariloche chi c'era. Vabbè, io volevo dire un'altra cosa, Parenzo. Visto che non c'è immigrazione, perché gli immigrati non si riporta dentro Israele, visto che ha fatto la legge del ritorno Israele, che per mandare fuori dai coglioni le persone che non erano gradite alla Ma lascia stato perdere Israele, andiamo avanti. Che cosa volevi dire sull'immigrazione? No, io volevo parlare di questa cosa qua, scusa. Di cosa volevi parlare? Non ho capito. Fermo là, fermo là, che devo recuperare Parenzo, fermo.
Zero Non è la mia. Tu pensa che tu ti trovassi, entrassi a casa una sera dopo una giornata faticosissima di lavoro, eccetera, esci da quella porta di quello studio, di quel piccolo disastrato studio radiofonico che hai a Roma, e apri le porte, entri dentro il tuo salone e trovi dentro tua moglie che ha due, ho deciso di prendere due maialini, e in più hai Spatalino seduto su una poltrona. Qual è la tua reazione? Qual è la tua reazione? Vado a giocare ai cavalli con Nelio lo stirato. Allora, con Sandro da Milano, tassista. Ma non è possibile una cosa. Sì, lo so, però sai. A casa mia non mette, ma non solo dentro casa, ma anche nel circondario, nella zona. Cioè tu dici a Prati non può entrare, qua. No, è impossibile. Sandro, che stavi dicendo, Sandro, scusami, che stavi dicendo? Allora, stavo dicendo i saluti a Parenzo dal dottor Massimo Recalcati, che ha detto che ha trovato un ottimo taxi dove si ascolta dell'ottima musica barocca. E tanto altro. Poi volevo dire una cosa, visto che Parenzo ha detto che non c'è immigrazione, perché adesso voglio dire la perculazione ormai non c'ha più limiti in alcune persone. Allora vorrei dire una cosa: siccome ci stanno destabilizzando, e questo è un fatto, Chi ci sta destabilizzando? Allora l'ho detto prima, ho detto Soros sta sponsorizzando alla grande. Cioè Soros è dietro Soros, i barchini c'è Soros. Ma quando ci sono i trafficanti di armi di carne umana che scappano da guerre, dove noi li vendiamo le armi e non c'è un cazzo di microchip nelle armi, adesso tutto col microchip anche per andare in bagno, non mettono un microchip per riconoscere il soldato che la usa, questi scappano dalle guerre causate da noi occidentali e ci sono le intercettazioni telefoniche tra scafisti e ONG per andarle a prendere. Allora c'è qualcuno che paga queste ONG? Soros l'ha detto chiaro e tondo che le paga. E poi chi c'è dietro? Oltre Soros, chi c'è dietro? La destabilizzazione degli stati attraverso l'ONG, perché di questo si tratta, alcuni stati vengono destabilizzati attraverso alcune ONG. Allora Parenzo, gli immigrati, visto che è così benefattore come lui e le persone che abitano di Israele, che hanno fatto la legge del ritorno, perché non se li porta là? Perché non se ne porta un po' là? Visto che in Israele hanno fatto la legge del ritorno per mandare fuori dai coglioni le persone, perché non si però riporta, scusami Sandro, tu fai il tassista eccetera, questa passione diciamo per la storia del mondo, pensa che testa fa questo qua a uno che stanco morto dopo la giornata, sale su un taxi per piacere vi porti alla stazione eccetera, il dottore Calcati mi ha fatto i complimenti, che è un tuo amico zio, che è uno dei più grandi psicanalisti italiani, e se sale su un taxi il dottore non vuole essere disturbato da un molestatore idiota come infatti, te. Ma fatti complimenti, perché se io stai sull'argomento rispondi attinente agli argomenti che ti vengono posti, per farti rispondi stare zitto, perché se trovo un chiacchierone così che mi massacra la testa, ma scendo in corsa dal tuo fottuto taxi, in corsa, scendo in corsa, io se trovo uno che guida il taxi che mi rompe i coglioni come te, io scendo in corsa, rispondi sull'argomento, rispondi sull'argomento. Ha detto che ha fatto l'azione più sordida della storia, il piano Marshall, ci hanno messo col culo a terra. Ma che c'entra? Ma che sei diventato uno storico anche, Sandro? Non ho capito. Perché ci stanno destabilizzando, ci stanno ma che c'entra Churchill, che è morto è morto un centinaio di anni fa, porca puttana, che c'entra? L'ha detto lui. Parlano di genocidio, dal Bilderberg, parlano di guerra tranquilla, nel 1954 parlavano di guerra tranquilla, okay, capito? No, che attraverso l'ingegneria sociale, attraverso armi silenti, parlando di genocidio e di schiavitù, queste cose non potete non vederle, non si possono non vederle. La macchina elettrica, le città a 15 minuti, le cavallette, la truffa delle truffe, del debito che ci stanno facendo sprofondare sotto il debito. Sandro da Milano, un sacco di tempo mi mancava effettivamente questa sequela di complottismi, mi mancava, detta anche in maniera efficace, diciamo. Sandro da Milano, cioè per te è tutto un complotto il Green e la pandemia. Ma scusa una cosa, ma l'ha detto un ingegnere, l'hai visto quell'ingegnere?
è una truffa. Allora, la macchina elettrica è sì, una ma no, truffa. Io volevo dire che è tutto collegato, la macchina elettrica. Certo, certo. La fusione fredda, la no, fusione la fredda. Macchina elettrica, gli immigrati, gli immigrati. Macchine... Certo, certo, beh, certo. Ma che collegamento c'è tra il green e gli immigrati? Allora, innanzitutto ci stanno schiavizzando, stanno facendo questo governo mondiale, è chiaro? Lo stanno facendo col debito, lo stanno facendo con le banche centrali, va bene, è chiaro questo? Hanno fatto un anno di politica monetaria, di innalzamento dei tassi, non hanno risolto un cazzo, la gente si sta ammazzando per andare a fare la spesa perché non ce la fa più pagare i mutui, queste cose... sì, metti la musica, va. Rispondi sul tema, Parenzo, rispondi sul tema. Parenzo, non hai risposto a una delle cose che ti ho detto e questa cosa mi fa molto onore, perché tu non sei in grado di rispondere a un cazzo di uno...